Puppet è semplicemente un richiamo di una collezione già esistente. Si ispirava al mondo dei marionetti, al dei teatrini, perché le varie sfere luminose erano sospese mediante dei cavi. Quindi io, regolando i vari cavi, potevo creare il mio lampadario. Un lampadario che era destrutturato e quindi regolabile un po' a piacere. Ring, perché esattamente 4 anni dopo è nata la versione a lampadario fisso, e il lampadario è costituito da degli anelli, da qui il nome ring. Giocando con 5 diametri di anelli e 3 diametri di sfere, siamo riusciti a comporre un sistema che si articola da delle strutture molto piccole, sia la struttura che presentiamo quest'anno attraverso degli anelli che sono ancora più grossi. I 3 aggettivi per definire la collezione Puppet sono componibile, leggera e sorprendente. Abbiamo ripreso la classica lavorazione delle vetrerie muranesi, il rigadin, in cui però questa costolatura impressa nella preformatura del vetro è sempre stata usata in maniera regolare, in maniera molto fitta. E la nostra idea è stata quella invece di fare delle rigature asimmetriche, quindi non regolari, e ridurre di molto il numero. Sono solo 7, quindi la sfera, in base alla porzione che io vedo, posso leggere 2, 3, 4 costolature, e questo rende le sfere apparentemente tutte diverse, come in realtà invece non lo sono, perché sono tutte uguali. È sorprendente perché proprio grazie a queste costolature che imprimono dei riflessi, dei riverberi di luce sia sul plafone che nell'ambiente circostante, l'effetto è sorprendente.